Oggi, grazie a Filmed, creare un effetto lifting al volto senza esagerare sui volumi è possibile grazie all'effetto domino, una tecnica per ripristinare il V-shape dell'ovale. Lei è una ragazza di 36 anni, non ha mai fatto nessun trattamento di medicina estetica. Credo che abbia un volto molto bello, con dei lineamenti geometrici tra di loro armoniosi. E non penso che sia un volto che abbia necessità di grandi trattamenti. Quello che penso possa valorizzare un po' il volto di questa ragazza è, abbiamo visto nei casi precedenti, la necessità di allargare il volto e di liftare nella parte esterna. Questo invece è un caso in cui invece manca un po' di proiezione, un po' di volume nella parte più mediale dello zigomo, quindi questa zona qui. E poi, se riuscite a vedere di profilo, prima di aver che applicavo la crema anestetica sulle labbra, le labbra erano molto ruotate verso l'interno. Con la crema anestetica si è creato un po' di edema e quindi adesso un po' l'effetto è sfalsato, però nel progetto, quando comunque ho visionato la paziente, c'era questo effetto del labbro che creava questa virgoletta in basso e il labbro che richiedeva un po' più di eversione per armonizzare e rendere più attrattivo il volto. Dopodiché, avendo la paziente una bella pelle, avendo un'età per quell'effetto pre-juvenation di cui parlavamo prima, faremo anche un trattamento con NCTF acido ialuronico utilizzando il NanoSoft. Ok, in questo caso utilizzerò una cannula 25 gauge e siccome voglio comunque un effetto più naturale possibile, utilizzerò come filler l'Universal. Un filler, la fiala dell'Universal è sempre 1,2 ml, quindi in questo caso utilizzerò 0,6 ml per lato. Punto di ingresso con l'ago introduttore. In questo caso, vabbè, io faccio un po' tutto sola, ci sono, anche se ho le mie assistenti in studio, voglio essere indipendente. Ok, tocco con il dito della mano controlaterale il punto in cui voglio arrivare e inizio a iniettare sempre in direzione retrograda, costruendo una proiezione a livello mediale e poi ruotando e creando un ventaglio sempre superficialmente anche la parte un po' più laterale. Col dito della mano controlaterale controllo il punto da cui parte l'infiltrazione e mi fermo. Già la differenza tra un lato e l'altro. Ok. Girati. Com'è stato, doloroso? No, fastidioso? Fastidi? Qualsiasi cosa? No, ok, perfetto. Seguo il disegno nonché la parte più mediale dello zigomo e quindi la congiunzione col solco nasogiugale, creo prima proiezione da questa parte controllando la parte iniziale dell'iniezione retrograda e creo questo micro ventaglio sempre abbastanza superficialmente. Ok, ho utilizzato 0,6 ml per lato, posso controllare la paziente e decidere se eventualmente voglio aggiungere oppure no. Ma io solitamente preferisco mantenermi un po' sottotono, eventualmente rivedere la paziente dopo un 15-20 giorni e aggiungere se necessario, però già sono molto soddisfatta dell'effetto, per cui mi fermerei. Per le labbra scelgo di utilizzare il Lip Soft perché voglio un effetto che sia molto 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 naturale, che sia principalmente un effetto di definizione e di idratazione. Lei già ha un bel disegno, non c'è un vero e proprio disegno da ricostruire nelle sue labbra.
per cui posso anche permettermi di utilizzare una tecnica Rush and Lips quasi pura. La Rush and Lips prevede dei punti verticali che vanno dal bordo del vermiglio sino alla giunzione della mucosa wet dry. Sono dei boli sempre verticali, iniezione retrograda, abbastanza superficiali, direi molto superficiali, il più superficiali possibili, tali da consentire un'eversione e quindi una rotazione del labbro e non tanto invece la proiezione. Solitamente parto dalla parte più estrema dell'arco di Cupido e creo anche con l'ago stesso questo effetto di rotazione. Faccio subito la parte controlaterale, altrimenti poi si può creare un'edemizzazione che non mi farebbe valutare bene la simmetria tra i due lati, e ricreo lo stesso effetto. L'effetto del Rush and Lips è che il labbro viene un po' come schiacciato. Per ora è la richiesta, il trendy del momento, soprattutto delle millennials, quello di non avere un labbro proiettato ma un labbro ruotato. Okay. Nella parte più esterna, allora, la parte invece delle commissure labiali non continua con la Rush and Lips, altrimenti si allargano troppo e viene questo effetto qui. Quindi generalmente quando arrivo alle commissure labiali invece faccio la tecnica, la orizzontale retrograda classica, in maniera tale da creare un po' l'effetto più a cuore, più che allargato. Ok, perfetto. Fino ad ora ho utilizzato 0,4 ml. Perfetto. È tanto discusso il fatto che la Rush and Lips o tecnica verticale, come si voglia chiamare, può essere più pericolosa per un problema vascolare, perché essendo perpendicolarmente all'arteria labiale è più probabile beccarla, tra virgolette. L'arteria labiale solitamente sta a 0,3 mm in profondità, per cui se si riesce ad essere più superficiali, vi posso dire che io con una Rush and Lips non l'ho mai beccata, con una orizzontale retrograda mi è capitato. Mentre inferiormente faccio un punto verticale, sempre per ruotare ed evertere. E poi un'orizzontale retrograda nelle parti laterali, stando attenti a non infiltrare il bordo della parte esterna, altrimenti si crea questo effetto di slargamento del labbro inferiore che secondo me non rispetta molto i canoni. Ho utilizzato 0,8 in totale del Lip Soft, che come vedete consente di avere un effetto molto naturale. Considerate l'edema iniziale dell'anestetico, comunque delle infiltrazioni che traumatizzano tanto il labbro, questo è un labbro che tra 3-4 giorni ha un aspetto assolutamente molto naturale. Allora, il mio consiglio è intanto di idratarle, di utilizzare tanto burro cacao. Ho creato personalmente una linea specifica di skincare da utilizzare post filler per il labbro. Poi se dovesse, è di bere tanto, perché anche l'idratazione dell'organismo fa tanto sulla durata del filler. E poi, se dovessero esserci ecchimosi, utilizzare ovviamente crema all'arnica o come anche chelanti del ferro. Tra l'altro questa tecnica traumatizza pochissimo il labbro. Sono d'accordo, bene.
quindi è un potente attivatore del collagene autologo, quindi una stimolazione del collagene per avere un effetto anti-aging, un effetto pre-juvenation e nello stesso tempo anche un miglioramento della texture, quindi della luminosità, della grana della pelle, sui pori, okay, sulle microrughe che in questo caso non abbiamo. Allora, come vi dicevo, la linea blu indica la parte in cui bisogna infiltrare, quindi deve essere sempre anteriore. L'inclinazione è 45 gradi, altrimenti non si formerà mai il ponfettino. Dare un po' di spinta per fare in modo che penetrino gli aghi e creare questi microboletti. Fa male? Assolutamente no. Perfetto. Lo possiamo usare anche sulle collane di Venere. È doloroso? No, assolutamente. Perfetto. Il trattamento delle labbra è stato doloroso? No, mi aspettavo peggio. Ah, bene. Le vedete le microperle, vero? Ovviamente sulle guance le microperle si riapprezzano meno perché il derma è molto più spesso rispetto al collo che alla regione orbicolare. Però io per esempio preferisco utilizzarlo con la siringa da 1 ml perché essendo gli aghi veramente piccoli ho tanta difficoltà a infiltrare, mentre invece lo stantuffo con una siringa da 1 ml sicuramente è più agevole che una da 3 ml su aghi così piccoli. Questo diciamo è l'unico consiglio che vi posso dare, perché con i 3 ml lo stantuffo è veramente durissimo. Okay.